per continuare il percorso che stiamo iniziando oggi. La parola adesso la diamo al cittadino Luigi Passerino, prego. Grazie, sarò breve perché è stato detto quasi tutto. Non tutto ciò che è pubblico fa schifo, non tutto ciò che è privato fa schifo. È chiaro, dipende da come si gestiscono le cose. Quindi non è che se una cosa è pubblica va male, se invece è privato va male. Questo è proprio l'esempio. In questo caso sia pubblico che privato hanno fatto letteralmente schifo. È un caso, diciamo, abbastanza ecumenico. Mette d'accordo sia quelli che sostengono il privato che quelli che sostengono il pubblico. Cioè la gestione di questo carrozzone politico è stata fallimentare e finisce veramente qua. Nel senso che è la prima volta che a Gaeta sono tutti d'accordo su questa cosa. Tutti, chi più, chi meno, chi è un po' più timido perché ha dei legami evidentemente, chi invece non ha legami ed è più sfrontato in questa situazione. Però siamo veramente tutti d'accordo, Acqua Latina ha veramente fallito. Io sono qua come semplice cittadino perché sono giorni che non ho l'acqua, mesi addirittura. Un paese normale, quando non arriva l'acqua, le bollette le paghiamo perché c'è l'addebito sul conto corrente, ogni mese paghiamo le bollette e non arriva l'acqua, la gente scende in piazza e si incazza! In un paese normale la gente si incazza e dice: signori, che guadagnate 6.000, 7.000, 10.000 euro al mese, fate funzionare queste tubature! Perché evidentemente è un problema di rete, non è la siccità, non c'entra assolutamente nulla, siamo pieni d'acqua, abbiamo delle zone acquifere enormi nel Cassinate, sul Redentore, siamo pieni di sorgenti. Il problema è che non hanno fatto una manutenzione sui tubi e i tubi sono pieni di buchi e quindi l'acqua si disperde. Nel momento in cui l'amministratore delegato di questa società dice che si disperde il 70% di acqua e chiede 150 milioni di euro alla Regione Lazio, questo signore dovrebbe prendere e andarsene e commissariare l'ente. L'ente dovrebbe essere commissariato e gestito in maniera sana. Quindi è una protesta di piazza, io sono contento. Vuoi vedere che Gaeta finalmente questa volta non si fa mettere i piedi in testa? Agiamo sempre così, protestiamo, non abbiamo paura di esporci, non succede nulla, non ci prendiamo nessuna malattia se ci mettiamo la faccia. Anzi è bello, facciamo cittadinanza attiva, è una cosa importante, non ci vergogniamo perché sono i nostri diritti e soprattutto sono i nostri soldi. Non lasciamoci sfruttare, grazie.